Dopo 40 anni, lo scorso anno, abbiamo deciso, anche per forza di cose, per l'obbligo dovuto alle restrizioni, di dare ai ragazzi e agli studenti delle scuole superiori un format diverso, l'intervista con un personaggio autorevole del mondo accademico, del mondo del lavoro. L'anno scorso abbiamo avuto un grande successo di ascolto e un feedback importante. E quest'anno abbiamo ripetuto, anzi abbiamo rilanciato con quattro personaggi, insomma, di grande spessore, con delle visioni importanti, molto ampie, internazionali direi, in diversi settori. E così abbiamo contattato Carlo Cottarelli, che non ha bisogno di presentazioni, il professor Ferruccio Resta, che è il rettore, del Politecnico di Milano, ed è stato un po' l'artefice del successo dell'incubatore di startup del Politecnico, la professoressa Carlotta De Franceschi con una grande esperienza alla Boston University e con tanti incarichi a livello internazionale che gli sono stati conferiti dal governo italiano, così come il professor Vittorio D'Amato, che è il responsabile, il creatore della Business School della LIUC, con docenze anche alla Business School di Parigi e in Cina. Ecco, questa è stata un po' l'evoluzione con Alberto Garbarino, l'amico Alberto Garbarino, bravissimo, un appassionato che riesce a rendere colloquiali queste interviste di 30-35 minuti. Abbiamo creato un prodotto veramente interessante, non soltanto per gli studenti, mi sento di dire, ma anche per i docenti e per i genitori degli studenti, che spesso condizionano i ragazzi nelle scelte, magari con degli schemi che non sono proprio più adatti o idonei ai tempi oppure semplicemente ai loro figli. Ecco, pensiamo in questo modo di dare il nostro contributo come Rotary, siamo sempre attenti ai giovani e pensiamo di darlo perché insomma riteniamo che in un momento così particolare e difficile sia nostra responsabilità intervenire in modo ancora più importante per cercare di dare delle visioni a questi ragazzi e delle speranze, insomma, che le cose possano comunque evolvere in modo positivo.